così non sei presente, sei assente! Sì, lo so, ma vengo subito, non vi preoccupate, intanto cominciate senza di me! Ho detto che devo portarvi! Attento, Carletti, che cominciamo male, eh! Mi devo lavare i denti! Come? Sto facendo scaldare l'acqua! Cosa hai detto? Mi stai scaldando l'acqua? Perché vede l'acqua fredda, lei capisce? Siccome è una carie... E allora curatela! E infatti è in cura, vede? Ma che vedo, che vedo? Subito, subito, maresciallo, guardi. L'acqua è già calda. Intanto ve l'ho detto, cominciate senza di me! Carletti! Ah, dica! Ti do 3 minuti! Entro 3 minuti! Un momento, scusi, il mio si è fermato, che ora fa? Sono... È ora di finirla, hai capito? Grazie! Carletti! Carletti! 10. Guarda lei, signora. Si siedi, io do una bellissima piatta di spaghetti. Grazie. Guarda, lei vedrà che questo è magnifico, l'ho fatto io, sa? No. Questo non è mica lo spaghetti che lei la prende al rancho, eh? Grazie, signora, guardi. In Italia abbiamo la mensa sottufficiali. Ah. Modestamente, vero? Ma lei non so, in America. Lei non vuole mettermi questi spaghetti qui, che grazie. È casalinga con quella della mensa, no? Mamma. Senti che ma... profumo, maresciallo. Veramente buoni, eh? Ma su, maresciallo, lo prego. L'assaggi soltanto. Signora, non posso, ecco. Ho mangiato io. Ha mangiato. Allora lo preparo un buon caffè. Lei aspetta un momento e lei vedrà che io preparo un ottimo... È vero, comunque l'importante è che adesso siamo a posto. Siamo a posto. Tu mi hai combinato un altro guaio? Io? Mia figlia ha perduto la testa per quell'americano, Mr. Cosa, come si chiama? Harrison. Harrison. Per Mr. Harrison? Capisci? Ma allora siamo a posto davvero. Ma come siamo a posto? Siamo a posto sì, perché guardi, mia figlia sposa il suo ex genero. Vabbè. Sua figlia sposa il mio principale. Lei... Io sposo a te. Ma no, no. Beh, in un certo senso, commercialmente possiamo anche sposarci. Come? Perché lei può mettersi in commercio. Ci mettiamo a rappresentare il Digger Fritz, che è un prodotto formidabile. Ci dividiamo l'Italia, guardi, la conquistiamo. Lei il nord, io il sud. Ma io sono un militare, mi metto in commercio. Appunto. Ma che appunto. Perché appunto? Ma dica, allora non ci crede alla conferenza al vertice? Il disarmo. Qui si mettono d'accordo e disarmano. Qui buttano via tutto, ci rimane lei solo a comandare qua. Comincia a fare uno, due, attenti, solo, là in mezzo a una piazza. Dici che... Dico, anzi, spero, e credo che con me sperino tutti, e anche lei deve sperare. Ci mettiamo, diventa tutta una vita tranquilla, non litighiamo più, non ci alziamo più la mattina alle 5 con la trombetta.